Ha voluto esserci per esprimere il cordoglio ai familiari delle vittime, ai parenti di quelle persone reclamate che attendono un segnale del destino dei propri cari che non rispondono all'appello da domenica alle 13:40. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato a Canazei, il centro di coordinamento dei soccorsi sulla Marmolada. Ha sottolineato il coraggio dei soccorritori, ha ringraziato il Presidente delle Province di Trento Maurizio Fugatti, di Bolzano Arnold Compascere e il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, ma ha anche voluto evidenziare come sia necessario intervenire di fronte ai cambiamenti climatici. Questo è un dramma che certamente ha dell'imprevedibilità, ma certamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica. Oggi l'Italia piange queste vittime e si stringe a loro, tutti gli italiani, gli italiani si stringono a loro con affetto. Ma il governo deve riflettere su quanto è accaduto e deve prendere dei provvedimenti, perché quanto è accaduto abbia una probabilità bassissima di succedere o possa addirittura essere evitato. Grazie. Le persone recuperate e anche quelle che ci sono negli ospedali è il frutto del lavoro di queste persone. Ora devono poter operare in sicurezza, è quello che stiamo facendo, ma comunque stiamo utilizzando tutte le moderne, i moderni strumenti tecnologici per continuare questo percorso. Lei ha invitato soprattutto ad essere delicati nel dare le informazioni. Certo, perché parlavo per noi in primis, perché ci sono famiglie che stanno soffrendo e persone che stanno soffrendo, quindi occorre una giusta attenzione. Io voglio ancora pensare che si riesca a far qualcosa. Ho incontrato i familiari, tutti i veneti dei nostri dispersi che sono qui, per cui il Veneto veramente sta dando, diciamo, tocca purtroppo gravemente questa tragedia. E in tutta sincerità, no, io non me l'aspettavo. Tragedie non sono mai preannunciate, però così di questa entità mai. E i cambiamenti climatici sono un'evidenza ormai, no? È da oltre 150 giorni che non piove nelle nostre pianure. Abbiamo un ghiacciaio che ha ridotto le sue dimensioni e ha oggi le dimensioni, oggi 4 luglio, ha le dimensioni che dovrebbe avere a settembre. È un ghiacciaio che ha avuto nei giorni scorsi temperature a punta rocca di 10 gradi centigradi. Quindi non c'è stato uno zero termico. È un ghiacciaio in continuo movimento e abbiamo visto cosa è accaduto. Penso che il tema dei cambiamenti climatici pesi moltissimo. Del resto, se si vanno a vedere le foto storiche di questo ghiacciaio, si vede anche palesemente la riduzione che ha avuto nei decenni, negli ultimi decenni. Crede che dovrà essere rivisto il modo di accedervi al ghiacciaio, alla Allora, marmolada? per ora non ci si va. Penso che sia il minimo, so che anche il sindaco di Roccapietro che abbiamo sentito questa mattina ha firmato l'ordinanza, dopodiché le altre valutazioni dobbiamo far fare agli esperti, cioè è inutile che pensiamo di essere anche degli esperti di ghiacciai. Certo è che oggi noi abbiamo solo una preoccupazione, cercare di dare una risposta a queste famiglie.